Si è tenuto nella mattinata di sabato 9 aprile presso la sala consiliare del comune di Cornier un incontro organizzato da Canavese Riformista. La neonata compagine è stata fondata da un gruppo di cittadini di vari comuni con l'intento di creare uno spazio aperto a tutti in cui poter parlare liberamente di politica senza bandiere né vincoli di partito, rigorosamente in presenza. E così è stato a Cornier, dove Canavese Riformista, rappresentata per l'occasione da uno dei fondatori, il castellamontese Lorenzo Nicotra, ha incontrato numerosi sindaci canavesani. Oggetto dell'incontro è stata l'annosa situazione riguardante la collocazione del nuovo ospedale del Canavese, che ormai da mesi è motivo di scontro tra le amministrazioni. A fare gli onori di casa il primo cittadino Giovanna Cresto, l'assessore alle pari opportunità Elisa Troglia e il consigliere Francesco Felizia, i quali si sono resi disponibili a ospitare nuovamente a Canavese Riformista. Nicotra ha raccontato che il gruppo è nato a febbraio grazie alla voglia di tanti cittadini di tornare a parlare di politica e diffondere consapevolezza nella popolazione di tutti quelli che sono i problemi che si riscontrano sul territorio. Ha sottolineato poi che l'ospedale è un argomento di primaria importanza, la salute e la sicurezza di circa 200.000 cittadini e di conseguenza bisogna trovare il modo migliore per garantirla. Canavese Riformista non ha dubbi su quale sia il luogo migliore e la scelta non possa che ricadere nell'area compresa tra Casella Autostradale e il Bioindustry Park. Una scelta che per il gruppo rappresenterebbe, per decine di migliaia di canavesani, un deciso passo in avanti verso un servizio sanitario locale di qualità e al servizio del cittadino. Un dibattito, quello sul luogo di collocazione del nuovo ospedale, che ha provocato una netta spaccatura tra i sindaci che sostengono quale location migliore, l'ex Montefibre di Ivrea, centro urbano della città, e coloro che invece sostengono la candidatura di Ribes, ossia l'area compresa tra Casella Autostradale e il Bioindustry Park. Spaccatura culminata con l'abbandono della riunione da parte del primo cittadino di Ivrea, Stefano Sertoli, seccato dal clima oltraggioso, a suo avviso, che alcuni sindaci canavesani avevano creato nella sala. Clima teso anche riguardo alle relazioni dello studio compiuto dall'assessorato regionale della sanità IRES e ASL sulla valutazione dei siti di realizzazione del nuovo ospedale, che vede l'area Ribes prima con il 78%, davanti all'ex Montefibre con il 58%. E Ara Palazzo Uffici con il 20%. Se da una parte i sindaci di Ivrea e Bollengo continuano a sostenere l'ex Montefibre come location migliore, d'altra parte i primi cittadini del Canavese occidentale sostengono l'area Ribes. Se i primi non vogliono che l'ospedale venga sradicato dalla città che ha dato i natali ad Adriano Olivetti, i secondi continuano a sostenere il sito dell'area del Casello Autostradale, perché maggiormente accessibile a tutti da Ceresole Reale sia nei comuni borghesi, perché un ospedale deve essere un servizio inclusivo e non esclusivo, soprattutto quando si parla di salvare la vita alle persone.